Insieme a Carlo Sibilia, di cui abbiamo qualcosa da mostrarvi, però intanto la parola ad Antonella Del Pino. Sì, intanto c'è da dire che oggi per la prima volta è comparso sul banco del governo un computer, è una novità che sta usando appunto Matteo Renzi per mandare tweet, quello che hai menzionato tu è l'ultimo. E invece sono qui con Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle perché oggi un'altra volta c'è stato un battibecco tra il presidente della Camera. Prima che continui Antonella, scusami, facciamolo vedere questo battibecco così anche chi è a casa e se l'è perso sa di che cosa stiamo parlando. Eccolo qua. È lo stesso che ci vuole far fare lei. Io mi aspetto che lei me lo dica. Io lo sento che vuole dirlo. Ce lo chiede l'Europa, su, me lo dica. Ce lo chiede l'Europa. Del resto lei e Padoan siete figli di Troika. È spiegato, e lo spiego subito perché siete figli di Troika, perché diversamente non si capisce il motivo Concluda. Per cui già il 7 gennaio 2014 il nome Renzi compare in un documento della UBS, la banca più influente del mondo dopo Barclays, che illustrava le linee programmatiche che lei ha assicurato da Presidente Concluda. Del Consiglio. Concluda, è già oltre il suo tempo. Concluda. Mi ha interrotto 12 volte. Concluda. Grazie, sono tutto qua. Concluda. Va bene. Ecco, poi c'è stata diciamo, una ripresa da parte del Presidente della Camera, Laura Boldrini, che insomma, ha detto di usare un linguaggio un po' più consono quando ci si rivolge al Presidente del Consiglio. Lei è pentito, le vorrei chiedere subito, cittadino Sibilia. Ma innanzitutto grazie per avermi invitato, quindi vi saluto grazie tutti a lei della sua presenza. Non c'è nessun pentimento per il semplice fatto che stavo parlando in italiano, esprimendomi in maniera corretta all'interno del regolamento. Forse la Boldrini dovrebbe rivedere il regolamento della Camera perché non c'era nessuna violazione in quel momento. Mi ha fermato in maniera indebita. Quindi il doppio senso ce lo siamo inventati noi giornalisti? Noi giornalisti siamo sempre malevoli, ci siamo inventati noi il doppio senso. No, io ho detto semplicemente una cosa che stavo andando a spiegare. Poi lei fermato e quindi non ho potuto concludere la spiegazione perché avrei anche detto che Padoan l'ho chiamato figlio di Troika perché lui è stato consulente sia della Commissione Europea, allora, della Banca Centrale Europea. Se vogliamo proprio dovrebbe essere figli della Troika, proprio per evitare il doppio senso. La prossima volta lei se dice figli della Troika, forse magari così si evitano doppi sensi, però non voglio dare lezioni, me ne guardo certo come la bellezza è negli occhi di chi guarda. Antonella, prego. Esatto. Sì, no, infatti è stata l'ennesima volta, lei ha detto anche volete usare un'altra volta con noi la ghigliottina. Ma io penso che ci allontaniamo anche un po' dal senso del discorso, se continuiamo a parlare del fatto che la Presidente ormai è notorio che ha dei problemi di gestione dell'Aula e della discussione anche da parte dei deputati. Del resto molte persone, anche di altri partiti, mi si sono avvicinate esprimendomi, anzitutto facendomi i complimenti per il discorso, evidentemente avevano colto il senso, e dicendomi che effettivamente la Boldrini aveva sporcato quello che era un pensiero politico. Questa non è la prima volta che accade, io penso che la cosa più importante di quel discorso sia che noi abbiamo proposto il taglio dell'IRAP alle microimprese e abbiamo dato le nostre ricette, le nostre soluzioni anche a Renzi per fargli capire che quello che c'è bisogno di fare è dare un incentivo alle piccole e medie imprese. Questo era il senso del mio discorso, che ho spiegato molto bene con dati alla mano, perché siamo in un paese che negli ultimi 6 anni vede la chiusura di 134.000 imprese. Questa è una cosa gravissima del quale il Presidente si deve far carico, e la stessa maggioranza poteva votare le leggi che noi già abbiamo presentato. Quindi le abbiamo nuovamente riproposte, speriamo che questa volta il Presidente del Consiglio nominato insomma abbia gli occhi. Grazie cittadino Sibilia. Allora, su cosa? Alla fiducia. Ah, sicuramente. Grazie. Poi, Antonella, so che hai un altro ospite.